L'altro nuovo arrivato è Gabriele Angella, che è un difensore centrale, anche lui cresciuto in un club simile alla Regina, nell'Empoli, che sforna come noi giocatori di qualità e di prospettiva. Ha fatto un percorso anche lui importante, con esperienze professionali di qualità, confrontandosi con l'Udinese, dopo essere arrivato nella prima squadra dell'Empoli, e poi da quest'anno credo che sia stato uno dei primi acquisti da parte del Siena. Poi sfortunatamente si è fatto male subito nella prima fase del ritiro e non è stato impiegato, quindi si è purtroppo così visto scemare questa opportunità, ma se ne è creata subito un'altra, come c'è stato così uno spiraglio per potersi in qualche modo interessare del ragazzo. Non ci siamo fatti pregare, abbiamo subito cercato di approfittarne perché ne riconosciamo le qualità e soprattutto c'era anche, ripeto, l'esigenza di dare una sostanza maggiore al reparto difensivo. Anche lui è un ragazzo di sicura prospettiva, un ragazzo di qualità che ha bisogno di giocare, di dimostrare, la Regina gliene darà le possibilità. E sta a lui oggi, con grande entusiasmo, nel quale si è presentato anche in queste due partite, con una serenità che appartiene a chi è sicuro delle proprie qualità, dimostrare il proprio valore. E dopo l'infortunio ho sofferto molto e ora sono qui, ho tanta voglia di dimostrare il mio valore. Per me è una grande occasione perché, come voi sapete, insomma, dopo che non giochi un po' con continuità, il nome lo perdi e quindi hai bisogno di ritrovare quella voglia, quelle emozioni che provavi prima e che era da tanto e non provavo. Quindi per me è una grande occasione e ho molta voglia di dimostrare quello che valgo.